benvenute e benvenuti a Tre Pinguini sul Sofà, la rubrica di libri e letture della Biblioteca dell'Unione Femminile Nazionale. Oggi parliamo di mafie e in particolare di resistenza alle mafie. Lo facciamo con una persona che ha dedicato gran parte della sua vita a questo impegno. La nostra ospite è infatti Iole Garuti, che ha ricevuto dalla Regione Lombardia la medaglia al valore civile per il costante impegno nell'affermazione dei valori della legalità con cui formare le nuove generazioni. Aveva ricevuto dal Comune di Milano l'Ambrogino d'Oro con motivazioni molto simili. Iole Garuti è anche socia dell'Unione Femminile Nazionale ed è stata introdotta nella nostra cooperativa da due persone che hanno in comune con lei un lungo impegno nella lotta per la giustizia e per la legalità: Cristina Franceschi e Lidia Buticchi Franceschi, che per un periodo è stata anche presidente dell'Unione Femminile. Non è questo il primo libro di Iole Garuti. Il precedente era dedicato a Saveria Antiochia, che è stata anche una sua grande amica. Il libro di cui parliamo oggi con Iole Garuti si intitola Le mafie negli occhi dei ragazzi, edito da IOD nel 2022. Ha una prefazione di Giancarlo Caselli. È un libro dedicato in particolare alle persone giovani, ma è una lettura adatta ad ogni tipo di pubblico, anche ad un pubblico adulto, e in particolare potranno trarne beneficio le persone che hanno ruoli formativi o educativi. Io sono circa 30 anni che vado nelle scuole a incontrare gli studenti e a parlare di educazione alla legalità, o meglio di contrasto alle mafie. E un giorno un ragazzo, ma più di una volta mi è capitato, almeno due, un ragazzo mi ha detto: signora, lei dice che dobbiamo impegnarci contro le mafie, ma le mafie uccidono. E scusi, ma io non ho mica voglia di morire. Come faccio a impegnarmi contro le mafie se c'è questo rischio? E io gli ho detto: è un'osservazione intelligente. Le mafie sopravvivono proprio perché terrorizzano le persone. E quindi se noi permettiamo a loro di continuare a terrorizzarci, evidentemente loro non finiranno mai. E noi continueremo a vivere in un clima, in una situazione davvero da sottomessi, no? Non da cittadini, ma da persone oppresse, da schiavi direi quasi. E allora ho deciso di provare a scrivere un libro in cui i ragazzi non muoiono, che è questo libro, che si chiama Le mafie negli occhi dei ragazzi. Sono 15 racconti in cui i ragazzi si impegnano contro le mafie, ma senza che dare alle mafie la possibilità di reagire, di intimidirli, di far paura, o meglio di farli diventare vittime. E ho cercato di fare in modo che in questi racconti ci fossero tutti gli elementi, tutte le vicende che hanno per protagoniste le mafie e naturalmente la popolazione. Cominciando dall'Ottocento, quando praticamente a metà dell'Ottocento sono nati i primi uomini d'onore, e c'è il primo racconto, che è la storia di un pastorello siciliano, il quale pastorello siciliano gli ha rubato le pecore e suo padre non sa come fare, perché va alla polizia, ma la polizia gli dice: beh, se vediamo un gregge di pecore che passa di qua la chiamiamo, che vuol dire non facciamo niente, no? E quindi in questo caso il ragazzo ha dato la soluzione al padre, no? Ai genitori, anche se che quindi hanno potuto evitare di essere sottomessi, essere schiacciati dalla violenza aggressiva di quello che è già un mafioso, no? Di questo uomo d'onore che in realtà è un mafioso. E poi ho cercato tutte le altre attività criminali o criminose o illegali comunque che fanno le mafie, ma anche non solo le mafie, anche altre persone possono farle, però le organizzazioni mafiose ci sono sempre dietro. Il libro è costruito con 15 racconti che sono racconti inventati, sono storie inventate ma basate su documentazione, su fonti, su fatti di cronaca. Più che fatti di cronaca sono su fatti storici.
su documenti che sono, possono essere documenti di processi, possono essere articoli di giornale, no? Storie che noi abbiamo imparato che riguardano i personaggi che si sono opposti alle mafie, no? In vario modo. Ecco, e riguardano anche zone di tutto il paese, non sono soltanto siciliane o campane o pugliesi, eccetera, o calabresi. Cito queste regioni perché sono la Sicilia, Cosa Nostra, la Campania, la Camorra, la Calabria, l'Ndrangheta, poi c'è anche la Puglia con Sacra Corona Unita, no? Quindi, ma ci sono anche delle cose che sono del nord, no? Per esempio c'è un racconto che piace molto ai ragazzi, ho visto, un racconto di un padre e figlio che prendono un bar, gestiscono un bar e vengono e qualcuno viene a chiedergli offrirgli protezione. In realtà più che protezione vogliono il pizzo, cioè vogliono che loro paghino questa protezione. Loro si rifiutano. E anche lì vanno alla polizia, la polizia dice ma non sappiamo bene che cosa, come possiamo aiutarla, quindi vediamo. Poi in realtà la polizia manda due poliziotti mal vestiti, stracciati, straccioni, che stanno nel bar a giocare a carte al pomeriggio, finché naturalmente si ripresentano i mafiosi, in questo caso sono mafiosi, e sono mafiosi veri, e quando cercano di strozzare il figlio che era al banco del bar, che serviva ai clienti, e questi due poliziotti sbalzano in piedi e vanno ad arrestare e arrestano i mafiosi, no? Quindi per dire, e questa è una cosa molto settentrionale, molto milanese, perché può anche essere di un'altra regione, ma certamente da noi questo succede, no? Noi siamo di Milano, quindi. Perché questo libro ha avuto molto successo nelle scuole, anche perché l'editore, un editore napoletano, molto intelligentemente, ha deciso che se una classe intera, i ragazzi di una classe intera, comprano il libro, lui fa uno sconto, pagano soltanto i due terzi del costo e non tutto. E questo è stato un incentivo davvero notevole, perché sono davvero tante le classi che hanno deciso di comprare il libro, no? E quindi non lo hanno solo letto, ma hanno anche, ci sono state anche delle situazioni in cui si sono sviluppati dei laboratori teatrali. Esatto, ma questo perché grazie al Comune di Milano, che l'anno scorso ha fatto un bando per le scuole medie, per scuole secondarie di primo grado, in cui sull'educazione alla legalità, sull'educazione antimafia. E tra le varie associazioni che hanno partecipato c'è stata la mia, che è l'associazione Saveri Antiochia Osservatorio Antimafia, e gli studenti hanno scelto un racconto da trasformare in video. E noi abbiamo un regista molto bravo che si chiama Tano Avanzato, che è riuscito a gestire la cosa. Adesso il video, tutti i video sono finiti, non sono tutti i racconti che sono stati presi, ma soltanto alcuni, quelli che piacevano di più ai ragazzi. Per esempio, un racconto che ha avuto molto successo è stato questo del bar di Giovanni e Marco, cioè quello del pizzo. Perché? Perché i ragazzi erano molto interessati e c'erano nella classe quelli che dicevano, ma io voglio fare mafioso. Mi piace l'idea di fare mafioso perché così posso aggredire le persone, posso essere violento, eccetera. Oppure c'erano gli altri che dicevano, no, io preferisco fare il poliziotto perché in questo modo posso neutralizzare quello che fanno i mafiosi. E in questa maniera uno addirittura è arrivato a scuola portandoci le manette che aveva comprato dal cartolaio, no? Un paio di manette di alluminio che aveva comprato, perché con queste io posso arrestare i mafiosi. Quindi è stata anche un'occasione, scusa, per riflettere sulla violenza, sullo Stato, sul ruolo dello Stato, sui propri sentimenti in relazione alla violenza. Sì, devo dire che la prefazione al libro l'ha scritta Giancarlo Caselli, che tutti conosciamo, questo grande magistrato, il quale scrive, addirittura ha scritto
e quella per la legalità e la giustizia è una battaglia per il bene comune che riguarda direttamente tutti noi. Perciò no all'indifferenza, occorre partecipare, avere il coraggio di rifiutare i compromessi facendo anche scelte scomode. E questo è il prezioso messaggio del libro di Iole Garuti. No, quindi questa è la fine della sua prefazione, di cui io sono onoratissima, ovvio. E dentro, quindi dentro il libro ci sono, noi abbiamo avuto con questo libro la possibilità di parlare con gli studenti, di sentire quelle che erano le loro idee, i loro sentimenti, i loro stati d'animo, perché molti dicevano no, io non, sicuramente non penso di potermi opporre alle mafie. Io se mi vengono a chiedere il pizzo, io penso che lo devo pagare, perché è troppo pericoloso non pagarlo, no? E invece in questo libro si dimostra che si può non pagarlo. In questo caso c'è l'intervento positivo dello Stato, no? Perché manda questi due poliziotti che poi arrestano i mafiosi. In altri casi invece, come per esempio nel primo racconto, quello del pastorello siciliano, lo Stato non c'è. Alla fine di ogni racconto c'è una nota che spiega quali sono le sanzioni, quali le punizioni che lo Stato eroga a quelli che hanno commesso il reato, ci sono tutta una serie di elementi presi proprio da quello che è la giurisdizione, no? E il racconto che a me piace di più, oltre al primo, è l'ultimo. Per l'ultimo proprio dei giorni nostri. Si chiama Liberi di scegliere ed è invece non l'ha scelto nessun ragazzo. Non hanno deciso di non fare un video su questo. Questo racconto, Liberi di scegliere, è molto importante perché è un fatto reale che dipende da quello che ha deciso il procuratore della Repubblica di Palermo, di Reggio Calabria, che visto che gli capitava sempre di dover arrestare e dover imputare dei ragazzi che a volte erano della stessa famiglia, avevano gli stessi cognomi, e quindi si è preoccupato e ha pensato che bisognava fare qualche cosa. Si chiama Roberto Di Bella, questo magistrato, pensava che bisognava fare qualche cosa per salvarli, e l'unico modo per salvarli era toglierli dalle famiglie nelle quali vivevano, perché se uno vive in quella famiglia, e lì nel racconto è descritto molto chiaramente, proprio perché ho preso dei testi che ne parlano, che parlano della vita di un ragazzo in un ambiente, in una famiglia di 'ndrangheta, e lì per esempio si vede benissimo che se il ragazzo sta lì, c'ha la nonna che gli dice no, guarda che hanno ammazzato tuo padre, tu sei obbligato, sei un maschio, quindi tu sei obbligato a uccidere, a vendicare tuo padre. E quindi il risultato è che questi ragazzi, crescendo, o finiscono in galera, oppure vengono uccisi da altri in una guerra di mafia, no? che può nascere. Quindi se loro tentano di ammazzare qualcuno, è chiaro che c'è qualcuno che può invece ammazzare loro. Ecco, quindi, e questo, quello che è molto interessante, è che l'azione del come dice il libro, il racconto, Liberi di scegliere, perché il procuratore Di Bella è riuscito a radunare intorno a sé tutta una serie di associazioni, dalla CEI, cioè i Vescovi, a Libera, e poi hanno fatto un protocollo, questo 3 anni fa, in cui si dice che è possibile, è giusto, togliere alle famiglie di 'ndrangheta i figli per dare loro una possibilità di scegliere che tipo di vita fare e spiegare loro che non sono obbligati a seguire i canoni delle famiglie mafiose. Le femmine sono obbligate a tacere, l'omertà è totale per le femmine, mentre per i maschi la vendetta è necessaria. Ebbene, quello che è molto interessante è che questo protocollo adesso è attivo. E sono già più di 80 i ragazzi che sono stati tolti da famiglie di mafia, di 'ndrangheta, e messi in una comunità educante, in una comunità, in una famiglia diversa, no? Ci sono delle esperienze bellissime.
Quindi abbiamo raccontato un libro che si compone di una parte più narrativa che consente di immedesimarsi in una storia, e però anche di una parte informativa, che è quella composta dalle schede, che consente di farsi un'idea precisa del problema. Alla fine del libro io ho fatto degli approfondimenti e ho spiegato che cos'è la Camorra, che cos'è Cosa Nostra, quali sono le quattro criminalità, le quattro mafie tipiche dell'Italia, spiegando anche nel primo racconto per quale motivo sono nate nel sud Italia, no? E non dappertutto. Ma poi ho fatto anche delle osservazioni storiche, per esempio il fascismo e la mafia, per esempio lo sbarco americano in Sicilia e la mafia, la Chiesa e la mafia, ci sono varie osservazioni importanti e alcuni insegnanti mi hanno detto finalmente è proprio il libro che ci serviva, perché così possiamo darlo ai nostri ragazzi e discutere con i nostri ragazzi sia di quello che sono i racconti, ma sia anche di quello che è il nostro vissuto, la nostra storia italiana, no? Quello che ci è capitato, insomma, no? E perché ci è capitato. E abbiamo anche capito che è un lavoro in progress e quindi che sta dando luogo a dei processi che non si concludono con il libro stesso. Bene, nel ringraziarti e nel salutarti, possiamo dire che chi volesse contattarti per eventualmente fare presentazioni a scuola o organizzare con te dei laboratori a scuola può farlo attraverso l'Unione Femminile Nazionale. Io vi ringrazio molto di questa possibilità. Ciao. Grazie.